Ben ritrovati amici, siamo in compagnia del dottor Matteo Santamaria, responsabile dell'unità di elettrofisiologia. In questo spazio noi rispondiamo a tutte le vostre domande. Un nostro amico ci ha scritto: che cosa succede se si dovesse scaricare il pacemaker? E noi lo chiediamo al nostro dottor Santamaria. Buongiorno Antonio, buongiorno ai cari amici che ci stanno seguendo. Allora, la conseguenza della scarica di un pacemaker dipende molto dalla motivazione per la quale è stato impiantato il pacemaker. Possiamo distinguere due categorie di pazienti. Pazienti che hanno la stretta necessità della stimolazione elettrica artificiale per la loro sopravvivenza, i cosiddetti pazienti dipendenti da un pacemaker, cioè sono pazienti che hanno un cuore che ha una inefficienza grave del sistema elettrico del cuore o perché non è in grado di generare l'impulso elettrico o perché non è in grado di condurlo dagli atri ai ventricoli, perché poi è fondamentale che ci sia questa connessione elettrica, perché il ventricolo rappresenta la pompa di sangue che ci mantiene in vita. Per cui se un paziente è pacemaker dipendente, quindi ha un cuore che non ha assolutamente attività elettrica spontanea, la scarica completa del pacemaker potrebbe condurre alla morte, all'arresto cardiaco e quindi alla morte del paziente. Non vi voglio però spaventare di questo, perché i pazienti sottoposti a un impianto del pacemaker vengono poi inseriti in un programma di follow-up, cioè vengono seguiti ambulatorialmente, in genere dal centro che ha in carico il paziente, che ha un ambulatorio dedicato al controllo strumentale del pacemaker. I pacemaker hanno, durante questo controllo strumentale, vengono effettuate tutta una serie di analisi sul funzionamento del pacemaker, quella principale è proprio sullo stato della batteria. Il pacemaker, generando una attività elettrica artificiale, ovviamente ha una batteria che nel tempo andrà incontro ad una scarica. I pacemaker sono in grado di segnalarci con ampio anticipo quando sarà il momento di sostituire il generatore. Per cui, da un lato, è bene che il paziente sia consapevole se il suo cuore è dipendente o meno dal pacemaker, ma comunque deve affidarsi completamente alle cure del professionista, che sarà in grado di seguirlo in maniera precisa e indicare con i margini dovuti di sicurezza quando sarà il momento di sostituire il generatore. Esiste poi una quota di pazienti in cui l'attività elettrica del cuore è presente, ma può in maniera intermittente avere dei rallentamenti. In questi casi il pacemaker serve più che altro a migliorare la qualità di vita del paziente, non è fondamentale per la sopravvivenza del paziente, quindi sono i cosiddetti pazienti non dipendenti dal pacemaker, sono pazienti ovviamente a minor rischio in caso di una scarica della batteria. Però il messaggio per tutti voi è che la serietà del professionista, della struttura ospedaliera che prende in carico il paziente, vi potrà condurre lungo tutte quante le tappe del successivo iter diagnostico e terapeutico. Benissimo, ringraziamo il dottor Santamaria. Grazie a te, grazie. Noi a voi. Vi ricordiamo che potete scriverci all'indirizzo che vedete in sovraimpressione e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie.